Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Team Italia, bentornati sul canale. Oggi finalmente siamo tornati operativi. Sono qui con il professore Signor Hunters. E dove siamo oggi, ragazzi? Siamo in un posto molto particolare e ora vi raccontiamo qualche diciamo dettaglio curioso. Ragazzi, siamo in un posto che non so neanche se troveremo, perché è talmente vecchio che di anno in anno se ne ritrovano sempre meno resti. Sì. Comunque, se lo troveremo, siamo alla chiesa di Santa Maria del Bosco, che è stata collocata lungo un antico percorso di fondovalle, vicino ai ritrovamenti palafitticoli dell'età romana. La chiesa fu costruita nel XV secolo, modificata nel XVI secolo con l'identificazione del nuovo abside ed ampliata nel XVII e nel XVIII secolo. Fu sottoposta a modifiche ed è dotata di campanile. Un affresco risalente al XVI secolo raffigurerebbe San Maurizio ed è stato strappato dalla parete settentrionale della chiesa e dopo un accurato restauro è ora conservato nel palazzo comunale di Cuveglio. Infatti noi siamo a Cuveglio, nella esatto, provincia di Varese. Allora, questi sono i cenni storici reali. Sì. E poi ovviamente noi non potevamo mancare quando c'è una leggenda, insomma, noi arriviamo. Esatto. Soprattutto io e il professore, siamo un po' cacciatori di leggende. Esatto, amiamo le leggende, e per cui la leggenda di questo posto dice che nel bosco, antistante la chiesetta, quella che adesso speriamo di trovare, esatto, si sentano dei bambini correre e vociare, comunque giocare, allegri, quindi non c'è nessun tipo di sofferenza di nessun tipo, però... Okay. Qualcosa si sente, si dice, vicino alla chiesa e nei boschi circostanti, quindi potrebbero essere quelli alla nostra sinistra o alla nostra destra. Siamo circondati da boschi, quindi insomma, andiamo a vedere lele cosa succede. Esatto, tra l'altro è un posto che dovevamo fare già un po' di tempo fa, sì, quindi siamo venuti apposta, ragazzi, perché siamo venuti apposta, poi lele è mancato, cioè è vivo, non è mancato. Vivo, esatto. È mancato. È mancato da qua, insomma. Esatto. E per cui abbiamo tenuto per ultima tappa, cioè prima che, insomma, prima tappa dal tuo ritorno. Esatto, tra l'altro qui dietro di noi possiamo già trovare una mini cappelletta. C'è una cappelletta con scritto Santa Maria. Santa Maria, esatto. E ragazzi, non ci resta che partire e addentrarci e vedere cosa ci riserva questa chiesetta o i resti di chiesetta. Seguiteci, ragazzi. Seguiteci con noi. A prestissimo. Però non so se era chiesa, perché a vederla così mi sembra troppo. Però c'è una finestra circolare in alto che è da chiesa, eh? No, però l'idea di no. Dici di no? Non lo so, per me è troppo messa bene. Ok. Beh, in effetti si parla di rovine, quindi effettivamente. Dovrebbe essere tutto a cielo aperto, quindi a meno che sia una struttura che. Ma è a cielo aperto, eh? Dietro la chiesa. Vediamo? Sì, è la chiesa. Sì, è lei, eh? Sì, è la chiesa. È questa? Sì, è la chiesa. Ok, siamo arrivati. Io in alcuni filmati l'avevo vista presa da davanti, qualcuno l'ho riconosciuta presa da dietro, ecco. Ok. La chiesa è questa, sì. Oh no, forse è un ingresso questo.
Ragazzi, non è che si capisca molto perché è distrutta completamente. Eh sì, proviamo a fare il giro. Proviamo a fare il giro e vediamo cosa troviamo. Tra l'altro c'è proprio un'erba molto accesa, di colore intendo, no? Sì, è molto bello. È molto bello. Sembra quasi una di quelle chiese anglosassoni dell'Inghilterra. È vero? Hai trovato un paragone buono. Vedi? La chiesa è questa. Che qua già sei dentro le mura, se noti. Sì. Solo che non c'è più niente. Sì, ecco ragazzi, praticamente è tutto praticamente qui. Sì. La chiesa è minuscola. Si riesce a vedere il campanile. Ovviamente non va a fare la chiesa. Si vede qualcosa? Puoi fare una ripresa da dentro se vuoi, ma è pieno di vecchie impalcature. Questa chiesa, c'è questa leggenda, ovvero che si sentono questi bimbi che corrono, giocano. Sono allegri, perché sono allegri, esatto. Niente di spaventoso. Intorno, in questi boschi e vicino alla chiesa. Vediamo, adesso vediamo magari di esplorare anche l'altro lato. Adesso vediamo come poterci passare. Intanto di qua magari. Ok, di qua. Ok ragazzi, siamo qui, stiamo esplorando la struttura, abbiamo fatto il giro largo, tra l'altro devo dire che è bellissima, è una rovina praticamente medievale, si può dire, come stile, e oggi è una giornata bellissima, come vedete c'è un sole pazzesco e questa struttura di pietra è veramente pazzesca, anche combinata con la giornata di oggi, con questa erba verde smeraldo, è veramente molto molto bello essere qui. Guarda che bello, stupendo. E a rendere questo posto ancora più straordinario, più affascinante, è la leggenda che ci gira intorno, di queste voci, di questi bimbi che si sentono magari correre, vociare, giocare, allegri. Ovviamente questa ragazzi è una leggenda e va presa come tale. Siamo qua oggi in veste di Ghost Hunters ovviamente per capire se la leggenda è vera o no. Stiamo inizialmente esplorando il posto. Adesso vi faccio vedere. Ecco, abbiamo fatto praticamente tutto il giro e siamo ritornati al davanti. Ecco qua. C'è una finestrella dove tecnicamente si potrebbe scavalcare, potrebbe entrare, adesso vediamo. Comunque il K2 ancora ragazzi non l'ho acceso, lo faremo tra poco. E di strumentazione oggi mi sono portato solo appunto il K2, una torcia e la videocamera. Stop. Tutte le altre cose le ho lasciate in macchina ragazzi, perché avete visto è una chiesetta molto piccola, quindi non abbiamo bisogno di strumentazione a parte. Mi sta prendendo per la prima volta il professore. Sì. Allora, dobbiamo provare a entrare qua dentro, più che altro per vedere se magari all'interno c'è qualcosa. Vediamo molti. Bisogna stare attenti, ragazzi, perché qua sono rovine e quindi è un minimo. Fai conto che è del XVI secolo sta chiesa, quindi insomma, c'ha la sua età. Ok, entrare è fattibile. Ok, bisogna poi vedere dentro com'è messa.
È pieno di nami? Ok, eccoci, siamo dentro. È un po'... Non è che mi fida tanto, Si può, ma bisogna stare un po' attenti. Sì. Ok. Sono dentro, come vedete, ragazzi, è pieno di macerie. Bisogna stare un po' attenti. Ma se vuoi provare a entrare... Ma sta registrando? No, no. Non so se ci passi, Cioè, devi fare come me, devi fare tipo... Esatto. Occhio dove metti i piedi appena entri. Ok. Beh, devo dire che... è messa abbastanza male. No, è proprio messa. Ma non, esatto. Ma guarda là. Non è messa però. No, mi fa ansia stare qua in mezzo a sti cosi di ferro. Okay, perché ragazzi, sono riuscito a entrare facendo il contorsionista. Esatto. E siamo dentro la chiesa e potete vedere, ragazzi, quanto è rischioso essere qua perché è tutto appuntellata. Esattamente. E si sta in piedi a malapena. E non so se è il caso di rischiare di arrivare fin là. Beh, oddio, potrei provare io. Vediamo se riesco. Ragazzi, io a questo punto accendo il K2. Eh sì, ovviamente. Così vediamo se c'è qualche segnale. Intanto provo ad andare io? Come vuoi? Vediamo. Vabbè, ma ti seguo, scusa. Basta che stiamo attenti a non toccare sti cosi di ferro. Ci siamo qua. Sì, siamo una chiesa ovviamente molto piccola, quindi arrivare qui a lato. Ok. Eccoci qua. Piano perché è molto rischioso. Occhio, Ok. Bravo. Ecco, quello dovrebbe essere l'altare. Eh sì. Doveva essere l'altare. Un tempo. Okay, ragazzi, il K2 è acceso. E vediamo se. Abbiamo acceso gli strumenti, ragazzi. Ovviamente i telefoni sono spenti. Esatto. E vediamo che succede, se succede. Ma siamo dei dementi. C'è un'entrata. No, aspetta un attimo. Ma qua dove si va, scusami? No, ragazzi, se c'è l'entrata. Ho visto un'apertura. Se c'è un'apertura, io e Lele siamo mini e cocopro. Ci siamo ammazzati per entrare. Poi no, mi sa di no, mi sa che siamo salvi. Però sta cosa non mi piace. Ma che cosa c'è al di là, scusa? Mi sa che era una stanza. No, andiamo... prova a uscire. Si poteva entrare. Si poteva entrare. Sì. Sì. Usciamo di qua. Sì. Dopo usciamo di qua, ragazzi. Sarebbe stato un altare questo sarebbe stata la prima. Ok, comunque qua fuori non c'è nulla, Non c'è niente fuori. Era probabilmente una stanza. Allora, gli strumenti ovviamente per il momento sono accesi, fermi. Ma fermi. E possiamo fare qualche domanda, no? Sì. Vuoi aver tu l'onore? C'è qualcuno qui in questa chiesa che ci vuole accogliere? Dopo tanti anni di silenzio? Se sì, abbiamo uno strumento che serve per intercettarvi, basta passarci vicino. Le storie parlano di bambini in questo posto. C'è qualche bambino che magari vuole giocare? Sarà stato un oratorio prima, magari, in qualche modo, no? Può essere. Anche se gli oratori non c'erano a quell'epoca, però. Magari c'era una specie di oratorio. Sì, si riunivano i bambini. Sì. Esatto. Vediamo un po'.
Ragazzi, c'era l'altare una volta. Sì. Se c'è qualcuno qui, può passare davanti a quello strumento sulla roccia? O sull'ex altare? Se ti avvicini puoi farlo illuminare, puoi far... aria gelida. Potrebbe essere da fuori. Sì, beh, sì. Però... è già passata. Se c'è qualcuno può far illuminare quello strumento, interagirci? Non vogliamo fare nulla di male o disturbare, vogliamo solo capire se c'è davvero qualcuno qui, come dicono le storie. Non abbiate paura, se c'è qualcuno siamo qua in pace, vogliamo solo scoprire se è rimasto qualcosa qua. Potete anche farvi sentire, visto che le storie parlano di voci, rumori, passi. Aria gelida. Però ragazzi, potrebbe essere sì, fuori. Sì, lo sento anch'io, però è proprio tutto... Anche perché c'è un po' di vento fuori. Sì, c'è un po' d'aria e poi è tutto aperto qua. Ma cosa è certa? C'è pace qua. Sì. Lo dicevamo poco fa. Prima. Nel giardino, vero? Vero, sì. Proprio mi piace star qua, è sì, bello. È bello, sì, è molto è un bel rasserenante. Posto. Mm-mm. Quello sì. Sì, c'è proprio quell'atmosfera collinare molto sì. Pacifica, ecco. C'è qualcuno qua con noi che vuole interagire? Se sì, è sufficiente avvicinarsi a quello strumento nero. Si potrebbe illuminare. Talmente tanta pace che sembrerebbe quasi fuori luogo che si illumini. Esatto, vero. Veramente sembra di essere in un'oasi di silenzio. Se interagite con lo strumento a noi fa molto piacere perché ci fate capire, diamo una prova che c'è ancora qualcuno qui. Un po' di rumore del prodotto dal traffico, sì, ragazzi. Stavo dicendolo io, si sentono dei motori da lontano, ma sono moto e macchine in lontananza. Mm. E anche i rumori, ragazzi, che sentite li stiamo facendo coi piedi, eh? Esatto. Perché veramente sono tutte macerie qua. Ripetiamo, c'è qualcuno qui con noi? Qualche entità, qualche presenza? Se sì, può fare illuminare lo strumento che hai in mano? Puoi toccarlo, passarci vicino? Usare la vostra energia per farlo illuminare? O fare un rumore? Sai cosa ti dico? Potremmo tornare qui tra un po' e intanto vedere se effettivamente nel bosco qualcosa c'è, perché è nel bosco che si dice che ci sia più di qualcosa. Ok, magari tornare qua quando fa un po' più, pochino più scuro. Un po' più scuro, bravo. Si potrebbe fare. Tanto comunque qua davanti ne abbiamo di... Ci sono ettari di bosco, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Ci sto, il professore ha avuto una bella idea. Più che altro perché tanto...
Proprio cioè, lo senti che è tranquillo. Sì, cioè, lo senti e poi ripeto la leggenda se, che va presa come tale e non come verità assoluta, però dice che è da, dal bosco che si sentono i bambini vociare, giocare, correre, ridere sì. e quant'altro. Quindi seguiamo la leggenda. Seguiamo la leggenda, d'altronde siamo venuti qua per la leggenda, perché poi la chiesa in se stessa racconta tanta storia ma non racconta niente di... di, come dire, di scabroso, di pericoloso e, esatto. e quant'altro, proprio solo una questione di leggenda. La cosa che mi fa piacere è che non vedo segni di, né di satanismo. No, lo stavo dicendo, sì. Esatto, un po' tranquillo. Una, è vero che è anche molto imboscato sto posto, o lo si conosce oppure non ci arrivi facilmente. Dio, è anche molto vicino ai centri abitati, è quindi non li conviene neanche venire qua. Di Cuveglio, esatto. proprio a due passi, per cui teoricamente, insomma, però no. C'è stato massimo rispetto per questo posto, il che mi fa solo piacere, anche perché penso che anche un malintenzionato abbia paura di entrare qua dentro. Solo noi due potevamo entrare sì, nel posto così conciato. Quindi insomma. Beh, proviamo ad andare nel bosco a questo proviamo punto. Andare nel bosco e vediamo se lì ci sono entità che possono in qualche modo agganciarsi alla leggenda. Ok. Quindi ragazzi, usiamo l'uscita di sicurezza qui. Sì, usciamo. Utilizziamo la scorciatoia. Occhio, ok. Sì. Mi stai attento perché è in discesa. Ti tengo la telecamera? No, no, ce la faccio. Occhio, Sì, sì. Bravissimo. 50 anni ma non sono il pieno. Professore è un top, è top ragazzi, avete visto l'agilità con cui è scavalcato da... sì, ok, vedete che qua ragazzi è pieno di bosco, sì, boschi, qua è pieno di alberi, di vegetazione. Alberi. Guardate ragazzi, questa è emblematica questa scena, cioè, ci sono dei tronchi che reggono i muri, è vero, cioè, noi siamo entrati, mamma mia veramente, cioè, siamo due pazzi scatenati, squinternati proprio. Vabbè. Ragazzi, vediamo se la leggenda è vera o si può rilevare vera. Adesso da ora in poi ragazzi sentirete migliaia di rumori, mettono cani, macchine che passano da lontano, uccellini, esatto, di tutto di più. La natura ragazzi, ecco. In poche parole. Per cui il K2 lo teniamo acceso ovviamente. Sì, lo accendo di nuovo, perfetto. E ho sentito anch'io, ma è un uccellino. Ok. Sì, sì, un uccellino. Mi sembrava un verso di un bambino, per quello. Ma invece un uccellino. Per quello. In quel momento ci stavo pescando con tutte le scarpe, però... Boh, addentriamoci di qua, vediamo se... Proviamo. Ecco, ragazzi, purtroppo c'è tanta luce, quindi la luce del K2 proprio non si vede. Molto poco, però comincerò a portarlo sempre meno l'RF perché mi dà l'idea che sia un po' bugiardo. Io l'ho sempre detto. Per cui... Cioè è talmente sensibile che... ho paura che sia un po' bugiardino. Ecco, da qua si vede anche l'ex campanile, ragazzi. Sì, ma che bello qua. Una meraviglia. Sarà stata una meraviglia. Ah, sì. E poi la cosa particolare è che è proprio dentro un bosco. È vero. C'è questa chiesetta in mezzo al bosco, basta, senza casa, senza niente. Sì, è particolare. Cioè, posso dire che non mi sono mai sentito così sereno in un posto abbandonato? C'è questo venticello fresco che ti lascia veramente bene, si sta da Dio. Vero. Ok ragazzi, stiamo praticamente percorrendo un sentiero che appunto Corrado ha sentito di voler percorrere proprio a livello inconscio quasi. Esatto. E questo sentiero è addirittura tracciato con delle specie di lanterne. Che abbiamo superato. Ci sono una serie di ammassi di terra però. Sì, so. Con delle pietre potrebbero essere anche queste ricollegate alla chiesa. No, oddio. Un po' troppo distante forse. Però ci sono delle... non so. Beh, di sicuro non è roba recente questa pietra. No, questo sicuramente no. Una pietra... sembrano risalenti all'epoca della chiesa, sono molto... Sì, sono simili. C'è una stradina che va giù qua, ragazzi. È anche in un bel... Proviamo? Proviamo. Cioè, solo noi le facciamo ste robe, eh? Sì, sono due folli. Però siamo romantici, è questo il senso. È vero. Siamo i ghost hunter più romantici d'Italia.
Trasmette proprio quello, cioè una tranquillità incredibile. Non so Lele, ma questo io lo metterò come video del mercoledì e voi sapete, segnalini, che i miei video del mercoledì sono video leggeri, leggendari, e per cui insomma questo mi sembra il posto migliore per essere leggeri. Ho sentito qualcosa. Sì, è un... potrebbe essere un qualsiasi... cane, esatto. Sì, mi sembra un cane. Sembravano proprio dei passini così. Non so se ti ricordi quando siamo andati, ma tanto i ragazzi l'avranno visto sul canale, quando siamo andati alla chiesetta di vicino a Milano, insomma. Sì? Ecco, la chiesetta di Santo Stefano mi pare si chiamasse, no? Che appena siamo arrivati, ragazzi, abbiamo udito la voce di un'anziana. Mamma mia, lì no, ragazzi, lì... cioè, lì ce la siamo fatta sotto, perché poi eravamo in mezzo alla nebbia, non c'era niente, e in giro... intorno a noi, per cui era tremenda quella. Sì, beh, ci siamo guardati e abbiamo detto cominciamo bene. Okay. Cominciamo bene. No, è stato inquietante, sì, assolutamente. Qui nulla del genere, qua mi sembra proprio... No, qua... Ragazzi, il K2 è acceso, ma zero totale. No. La presa per quello che è, ragazzi, qua è un posto assolutamente meraviglioso. Ok ragazzi, ci siamo praticamente ricongiunti alla chiesa, alle rovine della chiesa, siamo qua con Corrado, abbiamo pensato tra l'altro... di farci una passeggiata. Esatto, di perdere un po' di tempo per così dire, chiacchierare un po', aspettare l'imbrunire per poi rientrare nella chiesetta e vediamo se cambia qualcosa. Se anche col buio, no, non cambierà niente. Anche però. Se abbiamo i nostri dubbi, però ragazzi, però, lo facciamo, siamo qua. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Insomma. Esattamente. Detto questo ragazzi, nulla, ci vediamo tra poco, aspettiamo l'imbrunire e ricominciamo. Ok ragazzi, siamo tornati dentro, non è proprio buio, diciamo che è il tramonto, sta arrivando l'imbrunire e riproviamo appunto a fare qualche domanda all'interno della chiesa. Siamo stati praticamente un'oretta buona fuori a chiacchierare e non è successo nulla di strano, quindi non lo so. Il professore è lì, adesso arriverà anche lui. Vediamo un po' ragazzi di vedere se succede qualcosa. Insomma, siamo stati fuori, non è successo assolutamente niente, quindi abbiamo pensato di rientrare anzitempo e vedere se comunque è cambiata l'energia. Esatto. Ho acceso un po' di infrarossi perché ovviamente qui è un po' più buio. È un po' buio, insomma, adesso qua sì. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, può far illuminare questo strumento qui nella mano destra? Non può farti del male, serve solo per capire se sei qua con noi. Se lo tocchi o ci passi vicino puoi farlo illuminare. Fai un rumore? Aria. Ma sempre qua stai. Ma però facci caso, sempre quando facciamo le domande. Sì, arriva però sta. Sì, però bisognerebbe fare magari un passo indietro e vedere se non è sto pertugio che fa entrare l'aria. Ripeto. C'è qualche. Cosa? Ancora? Aria? Sì. C'è qualche entità qua? C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Stai, vedo l'aria là. E di sopra? Sì. Si vede le foglie. Sì, però le foglie si muovono. Si muovono, sì. Se c'è qualcuno basta avvicinarsi al nostro strumento che emana il mio amico. Si potrebbe illuminare. Se c'è un bambino. Un sacerdote.
Mi sento quasi una calma mistica in questo posto. Sì. Cioè, non credo neanche io che si possa illuminare, proprio no. Zero. Non... No, assolutamente no. E se ci sono energie positive. Calme. Che ovviamente potrebbero influire con gli strumenti, anche quelle positive, non ha detto che siano per forza negative. No, però... certo, infatti. Però... C'è una quiete... Sì, una quiete... Mai vista proprio. Lì ci siamo andati fin là. Sì, sì. Sì, sì. C'è un buco, ma... Però cos'è il K2-Lidia, scusate? Dove c'è il buco? Bravo. Proprio per togliermi l'ultimo sfizio della giornata. Lì dentro? No, là. Ah, qui? Sul muro. Sulla nicchia. Che sembrerebbe un posto dove probabilmente mettevano... calice. È vero. C'è qualcuno qui? Scusa, cosa? Guarda sul muro lì. Non vedi tipo del fumo? Del fumo? Cioè, sono rimasto io allora. O facciamo polvere coi piedi? No, adesso non più. No, fumo non ne vedo. Sembrava una... Ma che cavolo era? Ma sulla telecamera l'hai visto o a occhio nudo? A occhio nudo. Sulla telecamera non lo so. Dovrò controllare quando vedo il filmato. Era, vedi dove c'è l'angolo? Sì. Dove c'è l'angolo? Lì? Sì. Ecco, era lì. Vedevo una cosa tipo, sembrava una nebbiolina che veniva su da lì. Ma un secondo, eh? Ma sicuramente sarà stata la polvere che c'è per terra che abbiamo tirato su noi coi piedi. Però mi ha fatto un po' effetto. Guarda, ma ancora. No, non più. Secondo me è un effetto ottico. Può darsi, può darsi. Che essendo un po' scuro, un po' può sul terriccio. Il faro, bravo, il faro della videocamera provochi con giochi d'ombre, cose simili, questo effetto, credo. Lancio una provocazione, anche se non succederà niente. Se c'è qualcuno qui, faccia cadere quello strumento appoggiato al muro. Spingilo, fallo cadere. Se cade scappo. Sono tutte bugie allora. Che qua c'è qualcosa. La storia dei bambini. Non so, fai cadere qualcosa, un sasso. Anche no. No, cade qualcosa cade in chiesa. No, infatti, no, fai cadere qualcosa magari da fuori, un rumore, un passo. Nulla che ci può far del male comunque, è per farci vedere che sei qua, per farci sentire la tua presenza. L'ideale sarebbe quello strumento, se lo fai cadere... O lo fai illuminare, basta. Esatto. Passarci vicino. Sai cos'è? È la luce. Mia che fa quell'effetto sul muro. Sì. Perché ogni volta che mi sposto vedo qua. Ancora, guarda. Non so. O sono... Secondo me effetto no, è un effetto ottico. Ripeto, se c'è qualcuno qui con noi, qualche entità. Una persona che magari. È il vescovo che lavorava in questa chiesa. Che esercitava la messa in questa chiesa. Una qualche persona che ha abitato qua nei dintorni. Gli stessi bambini della leggenda. Qualcuno, qualsiasi persona, entità, faccia cadere quello strumento sul muro. Infatti è uno dei luoghi più pacifici sì. Che ho mai visto. Per fortuna non ci sono state... Sono persone che hanno trovato chissà che qua, per cui non possiamo né smentire, non possiamo smentire nessuno perché nessuno c'è stato. Questa chiesa l'abbiamo scoperta per caso mediante la visita di un urbex, quindi di Ghost Hunter qua non ce ne sono stati. Quindi. Io mi sono anche seduto proprio rilassato. Che bel marmo che c'è qua. Te lo stavo dicendo prima. Sì. È un bellissimo. È l'unico superstite del meraviglia. Della struttura che era. L'unico pezzo di marmo, tra l'altro. No, ce n'è un po' lì anche. Vabbè, ragazzi, io direi che potremmo anche... Andare. ...muovere
i tacchi, tanto comunque, vabbè, perché ce l'ho di fronte, chiedo comunque a lei cosa ne pensa di questo posto. No, pure io tranquillissimo, fin da quando siamo arrivati, a livello energetico, sensazioni, non sento nulla, proprio quiete totale. Siamo stati bene, è stata una bella gita, diciamo, però sì, a livello paranormale. Assolutamente. Leggende, secondo me, smentite, no, per quanto mi riguarda. Poi i bambini, eventualmente, è proprio una sola ed unica leggenda che non ha motivo di esistere, o se ha motivo è per farla incuriosire le persone, insomma. Esattamente. Ecco, vi lasciamo, ragazzi, con l'ultima immagine di questa chiesa che sta praticamente in piedi per miracolo. Esatto. Tra l'altro, una cosa che ci tengo a sottolineare, che prima siamo stati dei pazzi a passare da quella finestrella, sì, perché abbiamo visto proprio che dei ferri che la tengono insieme. Esatto, quindi basta un minimo movimento, sì, un qualcosa, ragazzi, qua viene giù tutto. Eh sì, praticamente si chiude a fisarmonica da sola. Esattamente, quindi siamo stati dei pazzi come sempre. Folli come sempre, e tuttora lo siamo perché l'abbiamo ammesso, ma siamo ancora dentro, quindi, insomma, esatto. Alla fine, perché quello che diceva la storia, Emele, è che l'affresco che c'era presumibilmente lì, uh-huh, dietro l'altare, è stato tolto per essere portato al comune di Coveglio. Meglio così a questo punto. È stato ristrutturato, è stato messo in sicurezza. Qualcosa hanno salvato, allora. Certo. Meno male. Almeno ogni tanto qualcosa viene. Beh, ragazzi, io ringrazio comunque qualsiasi magari entità che ci può essere qua dentro. Secondo me, se c'è qualcosa, in pace totale proprio. Sì. E nulla, è stato molto bello. È stato bello, sì. Grazie ancora al professore per l'esperienza. Sono felice di averlo ritrovato. E adesso abbiamo un'oretta e mezza di macchina per tornare a casa. Esatto. A presto, e chi non si è iscritto al canale, se vuol farlo, ci farebbe piacere. Entrambi, lasciate, ovviamente. Like, esatto. Lasciate un like al video mio e di Lele. Attivate la campanella. Attivate la campanella e alla prossima indagine, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao.